Come la Roma non ci ha sorpreso, nel senso che ha solamente cambiato fascia ai Sharabi, quello che faceva a sinistra, cioè di rincorrere anche il terzino avversario, poi di ripartire, di fare quasi il quinto, lo ha fatto a destra, poi dopo hanno solo variato quella posizione lì, ma le posizioni in campo le altre le conoscevamo, quindi quello che doveva fare a sinistra l'ha fatto a destra. Credo che nel primo tempo non siamo stati così netti, così lucidi a fare delle scelte migliori, soprattutto senza palla. Senza palla non siamo stati così coraggiosi nel rompere con i difensori centrali su Dybala, e questo ci ha impedito di essere così aggressivi, cosa che, e recuperare più palloni, cosa che secondo me abbiamo fatto meglio sicuramente nel secondo tempo, prendendoci un po' di rischi, ma è normale che sia così. Però non è stata la nostra miglior partita sicuramente dal punto di vista della qualità delle giocate che poi ci sono mancate, soprattutto in fase offensiva. Ultima fila, Radio 24. Buonasera mister, Dario Ricci. Preoccupato di questa mancanza d'aggressività, appunto, sembrato un po' un Milan che è entrato un po' in punta di piedi, mentre da quello che sentivo anche nelle dichiarazioni alle TV forse si aspettava e sperava magari un po' più la clava, insomma, per alcuni aspetti. No, ma non è stata... Tu sei aggressivo quando le distanze sono giuste, quando le uscite sono al tempo giusto, e noi non l'abbiamo fatto al tempo giusto, quindi magari abbiamo dato l'idea di non essere così aggressivi, così determinati, ma non è così. Anzi, io credo che la squadra sia stata anche molto generosa e molto volenterosa, ma non con le distanze giuste, non col coraggio necessario, con l'uscita che dovevamo fare. Ripeto, nel suo tempo l'abbiamo fatta meglio e sicuramente abbiamo fatto una partita diversa. Poi non è stata la nostra serata più importante dal punto di vista dell'uno contro uno, dell'ultimo passaggio, del tiro in porta, magari ne abbiamo fatti tanti, non siamo stati così precisi, così efficaci nell'ultimo quarto, perché poi abbiamo giocato tanto tempo negli ultimi 30 metri da Roma, ma non siamo mai riusciti a trovare gli spazi giusti o la giocata giusta per pareggiare almeno la partita. Fatemi le... Perdone. Ciao mister. Ciao. A Praga a fine partita parlavamo di salite, di quanto andando avanti nel percorso la strada si faccia in salita. Le chiedo dopo stasera quanto è ripida la salita e quanto è fiducioso per la gara di ritorno. Ma la salita è ripida perché il livello si è alzato, ma io sono convinto che la squadra possa giocare a un livello superiore, e se ci riusciremo abbiamo tutte ancora le possibilità di giocarci. Questo è quello che ho detto alla squadra appena finita la partita, perché il nostro livello è più alto di quello che siamo riusciti a fare stasera. Giulio Mola. Giorno. Buonasera mister. Sera. Credo che lei il riferimento quando dice che dobbiamo essere anche più aggressivi, più cattivi, il discorso sulle fasce, perché il Milan ha fatto sempre male sulle fasce, vuoi con Pulisic, vuoi con Leao. Ecco, si è visto proprio che col passare dei minuti Leao ha veramente difficoltà anche per il raddoppio e per Shaarawy, la marcatura così. In previsione della gara di ritorno, considerato che probabilmente è lì che la Roma andrà a cercare di tamponare, cosa può esserci di diverso per riuscire a sfondare sulle fasce? Io credo che Rafa oggi, lei ha ragione, perché Rafa secondo me è stato poco fuori, poco largo e molto dentro, e ha favorito la posizione dei difensori della Roma. E dobbiamo migliorare sicuramente la circolazione, dobbiamo migliorare, e poi dobbiamo migliorare anche la qualità dell'ultimo passaggio, perché non possiamo sempre pensare e aspettarci che sia Rafa a saltare sempre due o tre giocatori. Abbiamo giocato con altri giocatori, cioè nel senso che siamo andati in possesso palla con altri giocatori che hanno la qualità necessaria per fare sicuramente un po' meglio di quello che abbiamo fatto stasera dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'ultimo passaggio, del dribbling, della conclusione. Poi dopo la Roma cercherà di bloccarci le fasce, ma se ci bloccano le fasce troveremo altri spazi. Certo che rivedremo la partita, certo che la prepareremo in modo preciso, perché è chiaro che, ripeto, dobbiamo alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, di attenzione, di comunicazione, di tutto. Prego, prima fila. Sì, arriva il microfono, grazie. Buonasera Pioli, sono Lo Monaco del Romanista. Lei ha incontrato 31 volte la Roma da allenatore, questa stasera la 32esima, in queste 31 volte 21 c'era De Rossi in campo come giocatore. Stasera l'ha affrontato come avversario, come collega, come allenatore. Volevo sapere un po' che impressione le ha fatto e anche che effetto le ha fatto. De Rossi mi è sempre piaciuto come giocatore, come allenatore, la prima volta che lo incontro. Mi è sempre piaciuto perché mi sembrava un giocatore dritto, una persona retta, un grande giocatore. Abbiamo avuto anche dei diverbi, lui giocatore e io in panchina, soprattutto quando allenavo il Chievo.
che mi ricordo che non dovevamo, cioè loro non volevano giocare, c'era il campo pesante, vabbè, lui fu espulso alla fine, ma mi piace come parla, mi piace come si comporta, poi chiaramente l'allenatore ha appena cominciato, ma si vede che ha le idee chiare, si vede che ha avuto da subito la disponibilità di tutti i suoi giocatori, e questo per l'allenatore credo che sia la cosa importante, quindi credo che possa fare un'ottima carriera. Vinci? Prego. Scusami. Network TV City, ciao Stefano. Ciao. Partita comunque ancora, cioè, da giocare al ritorno in modo decisivo, può ribaltarsi tutto, quindi questo è vero. Analisi che hai fatto impeccabile, però ti chiedo l'approccio alla partita, l'approccio soprattutto. Lo condividi che sia stato un po' molle e perché secondo te? Grazie. Beh, l'ho detto prima, non è stato molle, è stato poco attento dal punto di vista tattico. Siamo stati poco comunicativi e spesse volte Benassai e Render si trovavano in inferiorità numerica, quindi dovevano temporeggiare piuttosto che uscire, quindi quando temporeggi poi dopo, o se essi in inferiorità numerica, rischi di subire poi e di lasciare degli spazi, e in quello noi abbiamo sbagliato sicuramente nel primo tempo. Grazie. Prego. Io volevo fare la domanda, giusto? Prego. Buonasera mister. Buonasera. A proposito di Leao, come giudica i fischi quando è stato sostituito, che per me è anche un po' sorprendente, visto che il rendimento comunque era molto alto nelle partite in passato. Grazie. Erano i romanisti, credo. Altre domande? Prego Carlo. Lei ha esaminato la partita, sulla partita lascio la sua disamina. Volevo chiederle però se Milan non è molto fortunato con l'arbitro Turpin, non ha perso forse per quello, perché nel 2024 mi sembrava, io l'ho vista non con le linee tirate eccetera, mi sembrava fuori gioco, e poi c'è questo episodio nel finale. Un suo giudizio su questi due episodi, e in generale ha protestato molto su quel fuori gioco decisivo. Poi completamente d'accordo con lei, non siamo fortunati con questo arbitro, questo sicuro. Poi sugli episodi non lo so, però sicuramente non siamo fortunati. Antonello, Gioia, volevi fare una domanda, giusto? Prego. Mister, buonasera. C'è qualcosa da salvare questa sera? Una cosa positiva che può tirar fuori in vista del ritorno, magari, che ha visto negli spogliatoi? C'è qualcosa che l'ha colpita particolarmente, che le fa dire al ritorno si può fare? Grazie. Beh, ma credo che nel secondo tempo io credo che se ripeteremo il secondo tempo migliorando qualche giocata dal punto di vista tecnico, non siamo tanto lontani da essere una squadra che possa battere questo tipo di avversario. Bressi. Sera mister, volevo tornare un attimo su Leao, perché le sue qualità sono fuori discussione, però ogni tanto ho la sensazione che quando la partita si fa dura fa un po' più di fatica, cioè è un giocatore che vive di qualità, di grandi giocate, però poi quando c'è da lottare fa più fatica, è così oppure è una sensazione sbagliata? Però io insomma accetto e capisco che si debba parlare spesso dei giocatori più forti, però fino a ieri tutti decantavate le qualità, esaltavate tutto, quindi non può essere una prestazione dove gli avversari probabilmente sono stati anche bravi a indirizzarci, non faccio giocare troppo su di lui, e magari lui oggi non era nella sua serata migliore, ma ci sta, ma non credo che sia una partita fisica o maschia o più determinata del solito a non concedere a Rafa di giocare una grande partita. Rafa farà tesoro di questa e ritornerà a essere il giocatore che conosciamo subito domenica o giovedì, vedremo che scelte farò.